Messe in salvo dalle macerie del terremoto, sono esposte a Pescara due Madonne nel Museo Nazionale dell'Aquila. L'iniziativa fa parte del progetto Terra Madre Abruzzo. A Casa d'Annunzio ha trovato ospitalità la Madonna Adorante. Nel Museo delle Genti d'Abruzzo, la Madonna del Latte. Ce ne parla Maria Rosaria Lamorgia. C'è un legame forte tra la Madonna del Latte e gli abitanti di Montereale, una devozione popolare che ha resistito al tempo. Ogni anno a Ferragosto, nella cittadina della provincia aquilana, si rinnovano i riti di festa e una copia della tavola viene portata in processione proprio come è accaduto a Pescara, dove nel Museo delle Genti d'Abruzzo ha trovato ospitalità la preziosa pala della seconda metà del XIII secolo. Si tratta di una nuova tappa del progetto Terra Madre Abruzzo che sta coinvolgendo musei di tutte le province abruzzesi per ospitare alcune Madonne salvate dalle macerie del Museo Nazionale dell'Aquila. La tempera esposta a Pescara non è solo una testimonianza artistica, ma anche il segno forte di una identità culturale. Raffigura Maria mentre allatta e fu ritrovata nei pressi di un acquitrino dove poi sorse il santuario di Santa Maria in Pantanis a Montereale. La Madonna per noi è tutto. Adesso la chiesa è diroccata e siamo distrutti col terremoto. Noi che non si dorme più, non si vive più dentro la famiglia, non c'è più la pace in famiglia. E che dobbiamo fare? La fede popolare si intreccia con le ragioni della solidarietà e dell'arte. Nell'auditorium Petruzzi, i protagonisti del progetto Terra Madre Abruzzo spiegano quelle che sono le motivazioni e rendono omaggio alla comunità di Montereale. A Pescara è arrivata anche un'altra Madonna del Museo Aquilano, è quella denominata Adorante. Il legno policromo e dorato risale alla prima metà del XV secolo. Originariamente era parte di un presepio smembrato e stava in una parrocchia di Atessa.